Solaris costruisce da 45 anni splendide imbarcazioni a vela e recentemente ha avviato la produzione di yacht a motore. L'idea è di Norberto Ferretti, il progetto di Brunello Acampora e la direzione di Giuseppe Giuliani, da 9 anni al timone di Solaris Yacht. Bastano questi tre nomi per invogliarci a guardare questo modello, Solaris Power 48 Flybridge. Con queste premesse ci aspettiamo sicuramente un prodotto bello, ma anche tecnico, sicuro, per intenditori, per uomini di mare che sanno quali sono le qualità che una barca deve possedere. Il layout di coperta offre la comodità e la sicurezza proprie dei walkaround, barche su cui ci si muove in totale sicurezza ovunque. Il capo di banda di Massello di Tech è irrinunciabile per questa tipologia di scafi. Sono molto pratici gli attacchi rapidi per i parabordi. Il prendisole prodiero è fondamentale per il diportista del Mediterraneo. Il garage contiene un tender di 250 cm. Il pozzetto è arredato con il tavolo e un divano che segue la forma della poppa. Il Flying Bridge ha un allestimento essenziale e influenza in modo limitato sia l'altezza del baricentro sia il profilo, che resta sportivo. La postazione di pilotaggio all'aperto è il motivo che più di altri influenza la scelta di questa versione del Solaris Power 48. Sul ponte superiore ci sono poi il prendisole e un frigo, molto comodo. Entrando nel salone troviamo subito la cucina, situata a metà tra l'area dining esterna e quella interna. È equipaggiata con piastre a induzione, il forno a microonde, il lavandino. Nel mobile situato sulla murata di sinistra c'è invece il frigorifero. Questo elegante salotto è anche il posto più comodo dove sostare durante la navigazione, accanto al pilota. I posti a sedere sono 6. Più la poltrona del comandante. Da quanti membri è composta la vostra famiglia? 4? Allora restate a guardare. La suite ha 2 armadi, il cassettone sotto il letto, i vani portaoggetti laterali ed è indubbiamente ariosa, nonostante il percorso walkaround in coperta. Il bagno ha stipetti e naturalmente la doccia separata. Ma c'è anche una cabina doppia, molto comoda, spaziosa, con armadi e bagno dedicato. In alternativa, al suo posto, potete avere una dinette e una cambusa con accesso dal locale marinaio. A proposito, la cabina per l'equipaggio è presente su tutte e 2 le versioni, con doppio accesso dalla scala o dal divano. Solaris Power 48 Flybridge. 2 le possibilità di motorizzarla, sempre con le propulsioni IPS di Volvo Penta e i motori D6 di Volvo Penta. Però nella versione da 440 o 480 cavalli. Qui abbiamo i motori più potenti da 480 cavalli. Provate a non considerare il Flying Bridge. La linea di questa barca sembra quella di una lobster boat, le barche utilizzate per la pesca delle aragoste. E ci aspettiamo quindi che abbia anche un comportamento in navigazione particolarmente marino, adatto anche al mare mosso. E oggi lo troviamo. In realtà abbiamo già provato questo scafo. Sì. Il Solaris Power 48 Open. La carena è identica, però cambia la sovrastruttura. Qui in più c'è una tuga, un flying bridge,
Quindi l'altezza e la posizione del baricentro sono diverse ed è anche diverso il peso di questa unità. La prova quindi potrebbe essere completamente diversa. Il parabrezza non ha montanti centrali, ma questa struttura crea un angolo cieco. Per fortuna c'è un finestrino molto ampio e se mi appoggio ho una visione perfetta anche da questo lato. Diamo gas e la portiamo in planata. Velocità di crociera, 2600 giri minuto, 16 nodi. Il consumo di carburante è di 5,4 litri per ogni miglio di navigazione. Andiamo a correre attraverso la costa di Monte San Bartolo, nelle Marche. Una condizione di navigazione ideale è con il mare al mascone. Siamo a una velocità di 20 nodi, il consumo di carburante è poco superiore rispetto a prima, è di 5,8 litri per ogni miglio di navigazione. L'assetto è con la prua leggermente rialzata, direi che l'angolo di incidenza potrebbe essere intorno ai 3 gradi, perfetto per questa situazione e per questa tipologia di barca. Con i motori all'80% del carico possiamo mantenere questo regime ininterrottamente, 3200 giri minuto e la velocità è di 25 nodi, questa quindi possiamo considerarla come la massima andatura di crociera. Per la massima velocità non ci resta che mettere giù la manetta. Con mare in poppa non abbassa la prua, rimane sopra le onde e guadagna velocità. Siamo a 32 nodi. Solaris Power 48 Flybridge non è veloce come il modello Open. Per forza ha un dislocamento maggiore e una presa al vento superiore, ma ha le performance tipiche di questa categoria di imbarcazioni. E poi penso che venga scelta soprattutto per la sua linea estetica e per l'originalità di un flying bridge con coperta walkaround.